grazie, è un piacere e un onore. Prima mi devo guardare intorno perché veramente è uno splendido teatro, quindi è un, diciamo, uno scenario molto importante per una bella manifestazione e per una bella platea di partecipanti, dove noto che non ci siamo solo noi un po' anziani, ci sono anche tanti giovani. Questo vuol dire che l'anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà è una realtà che pratichiamo tutti i giorni nella nostra vita di persone, nella nostra vita di lavoro, per chi ancora lavora, di relazione e soprattutto nella nostra vita sociale. Lo dicevano prima, la società non deve avere steccati, non deve avere come dire, barriere che contrappongano i giovani, gli anziani o le persone dell'età di mezzo. Non parliamo più poi dei bambini, per i quali oggi proviamo un affetto particolare e una tristezza ancora più accentuata, perché veramente la violenza non ha mai giustificazione. Attuata gratuitamente sui bambini è ancora più doloroso e ci fa riflettere che effettivamente questa nostra società ha bisogno di apporto, di pace, di serenità, di confronto. Partiamo dalle nostre piccole realtà, partiamo dalla nostra isola e diciamoci tutti che noi non anziani lavoriamo perché la società che lasciamo dietro di noi possa continuare a guardare il futuro con speranza. I nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti sono una parte di noi che si proietta verso il futuro, quindi noi dobbiamo lasciare le tracce di noi, la stiamo già lasciando sostenendo una società che ha bisogno di noi. Gli anziani non sono un peso, gli anziani sono una risorsa di cultura, di storia, di tradizione, di equilibrio, di solidarietà e talvolta anche di sostegno importante in momenti di bisogno. Questa bella giornata che trascorreremo insieme vedrà alternarsi tanti contributi, tante piccole storie che sommate faranno la storia per un giorno di quello che è il volontariato in Sardegna, di quello che sono le nostre associazioni, di cosa è Sardegna Solidale. Forse una piccola goccia in un mare di bisogno, però anche una piccola goccia può sollevare il polverone, può rinfrescare l'atmosfera, può farci dire oggi come domani, come nel futuro, che stiamo vicini, stiamo insieme, la società ha bisogno di tutti noi e tutti noi dobbiamo dare qualche cosa a questa società. Picciocus, a 100 anni, come si dice sempre. Saluto a tutti, alle autorità che sono qui presenti, che ci onorano appunto la loro presenza. Non è casuale la loro presenza, perché effettivamente poi alla fine anche il volontariato ha necessità di relazionare con le istituzioni perché tutti insieme appunto si possa costruire un futuro migliore. Il discorso che si faceva prima, si parlava di una società forse anche più ricca, un'economia di mercato che ha creato forse più ricchezza, però non ha creato evidentemente benessere, perché il benessere non è una quantità ma è una condizione e quindi sono due cose completamente diverse. Noi siamo come volontariato per creare appunto il benessere cercando di impegnarci sempre, e il discorso della solidarietà che può essere comune a tutti ha un diverso valore per chi opera nel volontariato. Il volontariato si esprime su un discorso che è quello che per quanto riguarda la cultura cristiana è quella di amare il prossimo tuo come te stesso. Questo significa effettivamente non dare qualcosa ma mettersi in condizioni appunto di capire esattamente quelle che sono le esigenze di chi ha bisogno, di chi soffre e riesce. E quindi con questo spirito appunto del volontariato qui in Sardegna, e io oltre a ringraziare e a salutare un po' qui tutta la presenza sia della Federazione dei Pensionati che qui sono presenti, che anche loro operano per quanto riguarda soprattutto per la non autosufficienza, ci vede in comune per quanto riguarda un discorso che è quello
di realizzare appunto un contributo che deve necessariamente esistere tra quello che è appunto sono i progetti, le azioni che il volontariato porta avanti e la concertazione che il sindacato esprime nei confronti delle istituzioni. Questo è un discorso che crea un valore aggiunto ed è qualcosa che noi vogliamo sempre di più rafforzare. Io ringrazio a tutti, ricordo un saluto veramente della Stea a tutti quanti e un futuro sicuramente, perché da un po' di tempo a questa parte una collaborazione con l'Aula e con l'Ara ci creano ancora una maggior forza, una maggior capacità di poter affrontare quelli che sono i problemi che la Sardegna esige. E non posso queste tre associazioni senza la CSU Sardegna Solidale, che è il nostro coordinamento, sarebbe veramente una cosa molto riduttiva, ma con Giampiero Faro, con CSU Sardegna Solidale, sicuramente sapremo esprimere in Sardegna quello che è effettivamente il massimo che si possa dare dal punto di vista del volontariato. Ringrazio tutti. Io non sono stretto, Giampiero, perché qualcuno sarà geloso, ma io ho 4 figli, lui ha 3 figli, dunque non c'è problema. Intanto credo che se siamo qui dobbiamo ringraziare la famiglia di Sardegna Solidale, che ha saputo pensare anche agli anziani, pensa ai giovani, pensa ai vecchi, ai malati, alle marce della pace, dove ci saremo. Ma noi abbiamo accolto con grande piacere l'invito che Giampiero ci fece parecchi mesi fa per organizzare assieme ADA, Anteas ed Auser, finalmente assieme. Io credo che se queste tre associazioni non marciano assieme, fanno tutte le cose assieme, anche il volontariato ne soffrirà. Giampiero, io ho fatto un po' la genesi da professore, però di questa organizzazione. Giampiero, ci chiamò ed eravamo Franca Cherchi, Davone e io. Pensavo a come organizzare e anche a come chiamare. Io che tra tante cose sono andato a fare degli slogan, la prima cosa che ho fatto, ho pensato, l'esperienza degli anziani. Poi avevo vicino questo bando giovane e ho detto, ma e come facciamo? È l'entusiasmo dei giovani, per cui è uno slogan, l'esperienza degli anziani e l'entusiasmo dei giovani, che riempie questo. Però siccome lo slogan lo dobbiamo completare, io oggi lo completo in questo modo. L'esperienza degli anziani insieme all'entusiasmo dei giovani e alla fantasia e alla creatività delle donne. Perché? Guardate, non voglio fare il lunghissimo elenco, potrei anche farlo, perché le ero in prima fila. Bene, le nostre donne che hanno vinto Sardegna Solidale, la quale hanno avuto fantasia e creatività. Perciò, finisco, noi oggi vediamo anziani, giovani e donne assieme. Bene, questo vuol dire che Sardegna Solidale ormai ha completato, è diventata una grande famiglia e gli uni senza gli altri, ricordatevi, non contiamo niente. Contiamo qualcosa se lavoriamo assieme, se non dedichiamo i problemi degli anziani, i problemi dei giovani e la presenza delle donne. Grazie a tutti.